Buongiorno a tutti, a coloro che sono qui di fronte a noi e a coloro che invece da remoto sono in collegamento per questo incontro promosso dall'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica per aprire un dibattito sia con i presenti che da remoto sulle scelte terapeutiche della persona con SLA, che ha dato origine al documento di consenso della commissione medico-scientifica presieduta dal mio relatore qui accanto, che è il professor Sabatelli, che opera a Roma all'Università Cattolica presso l'ospedale Gemelli. Iniziamo a introdurre l'argomento partendo dal perché oggi noi parliamo di scelte e parliamo di cure palliative nell'ambito della giornata del sollievo. Noi sappiamo che in questi giorni c'è la giornata nazionale del sollievo promossa dal Ministero della Salute, che nasce dall'esperienza della Fondazione Gigi Ghirotti e ha lo scopo di sensibilizzare sia l'opinione pubblica che i professionisti, quindi i sanitari, a questa tematica importante che è la sofferenza. Ma qual è la grossa sofferenza di un paziente SLA? È la scelta. E come in realtà questo percorso di scelta possa essere un sollievo dalla sofferenza attraverso ciò che ormai è riconosciuto e definito ambito di cure palliative. Ne parla una persona, io, che mi occupo di cure palliative da un po' di anni e che prende, proprio per consentire a tutti noi di avere il concetto univoco di cure palliative, ciò che Wikipedia, quindi, come noi sappiamo, in realtà una libreria costruita direttamente dalla realtà civile, definisce che gli obiettivi delle cure palliative sono il sollievo. La giornata del sollievo, il concetto del sollievo ha come strumento un ambito che si chiama cure palliative. Pertanto non può essere accettato ciò che in una documentazione ormai spero superata, l'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri definiva la palliatività come il percorso di fine vita. Perché in questo caso stiamo parlando in realtà delle cure di fine vita e non delle cure palliative. Mi permetto di fare questa distinzione per far comprendere l'importanza invece che è stata data già da Radunovic nel 2007 come le cure palliative hanno un percorso, come vedete, lungo tutto il processo della malattia, dalla diagnosi fino alla situazione più complicata che è il percorso di fine vita. Il Ministero della Salute infatti denota le cure palliative come un sollievo e un sistema di supporto nella malattia e nella fase del lutto, dove si porta sollievo al dolore, ai sintomi, alla parte psicologica, sociale e spirituale. Infatti, cure palliative proviene dal concetto di protezione, il mantello pallium, nell'ambito del latino, che ha proprio questo concetto di avvolgere il paziente e la famiglia in un processo condiviso e coordinato di cura. Mentre nel secolo scorso era rivolto solo alle cure di fine vita oncologiche, da oltre un decennio, quindi quello che io definisco nel terzo millennio, si parla di cura da modulare nel percorso di malattie avanzate la cui prognosi è limitata. Lo stesso gruppo europeo ha decretato il 4 aprile di quest'anno questo concetto, se volete, innovativo per la realtà italiana, ma non così lontano da ciò che la stessa legge ha fatto nei livelli essenziali di assistenza con la legge 38 del 2010. Quindi comunque, vedete, parliamo di alcuni anni di presenza. Non solo, definendo con il decreto del 28 marzo 2013
quali sono i professionisti deputati a poter occuparsi di cure palliative e quali sono i percorsi formativi necessari per definirsi palliativisti, sia questo area medica, area infermieristica, area psicologica, area fisioterapica e area, mi permetto di dire, operatore dell'igiene. 309 pazienti nel St. Christopher Hospice sono stati visti una prima volta. Parto subito con dei dati per introdurre l'argomento di questa giornata. E l'11% desiderava un anticipo del proprio percorso di morte, aveva il desiderio di affrettare questo evento. Brutto parlare della morte, perché mi rendo conto che ci aspettiamo un sollievo e stiamo parlando della cosa più negativa, ma in realtà guardate come basta un colloquio, una comunicazione di supporto ampio che permette una riduzione, come avete visto dai numeri, che nel 35% non ha più riportato questo pensiero, mentre l'8% che prima non aveva questa esplicitazione la esplicita. Come a dire che avere un contenitore in cui io posso esplicitare le mie difficoltà mi consente di poter avere un miglioramento, quindi un sollievo, ma non solo, mi permette anche di esplicitare ciò che mi tormenta e magari non ero nelle condizioni emotive e psicologiche di esporlo. Infatti, come vedete, la maggior parte dei pazienti sono per malattie non maligne, non per quelle oncologiche. Hanno problematiche di sintomi fisici, hanno un problema di depressione, di disperazione, ma soprattutto è percepita un concetto di ridotta dignità. Questo infatti è stato studiato tra i problemi che si hanno di cura nell'ambito di cure palliative, anche per la malattia del motoneurone, quindi anche per la SLA. E studiando i vari lavori in maniera scientifica, solo 3 sono stati considerati tra i 143 validi, ma in esso si esplica un problema di dolore, stanchezza, anoressia, che vuol dire non desiderio di alimentarsi, di bere, di idratarsi, quindi se volete di fare ciò che normalmente una persona desidera nella giornata, difficoltà respiratoria, la dispnea e di preoccupazione. Questi sono i temi che sono poi impattanti nel concetto di disperazione e nel concetto di ridotta dignità. Per cui è importante parlare di queste tematiche, e parlare di queste tematiche è ciò che ci chiedono i pazienti e i familiari. I pazienti sanno identificare l'efficacia e l'inefficacia di colui che comunica, del medico, dell'infermiere, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'OSS. Capiscono la capacità e la veridicità. Non solo, noi sanitari tendiamo a sottostimare il bisogno di informazione e a sovrastimare la comprensione. Questo è sostanziale, perché non si potrà mai pensare a un processo di scelta se io non sono sicura se l'altra persona ha compreso ciò che io sto dicendo come professionista, e soprattutto io ho dato tutte le informazioni, questo in maniera ubiquitaria. Infatti, la richiesta è onestà e informazione sulle scelte prognostiche. Questi sono i plus necessari perché il paziente possa fare un percorso di scelta e di autodeterminazione, altrimenti rimaniamo in un concetto di non paternalismo nel senso classico, ma comunque di guida. Ci sono numerosi lavori su questo aspetto della guida. Guardate il lavoro che è stato fatto non nel nostro ambiente mediterraneo, in realtà in ambiente statunitense, che hanno valutato i pazienti SLA prima e dopo un'informazione attraverso uno strumento elettronico, quindi in maniera, diciamo, neutra. E al contempo hanno valutato una squadra clinica prima e dopo questa comunicazione supportata da uno strumento tecnico. Che cosa ne esce? Che l'ultima frase è importante che la conoscenza del paziente riguardo alla pianificazione anticipata di cura è aumentata dopo l'intervento con una comunicazione esterna, senza alcun effetto negativo sulla sua ansia
e sul suo senso di autodeterminazione. Talvolta le paure che si innescono nel processo delle cosiddette bad news, cioè le cattive notizie, tormentano di più gli operatori che coloro che li devono ascoltare. E questo è sostanziale per porci in una condizione di dialogo più aperto e più sereno. Quindi le barriere che infatti i medici, come vedete sempre in ambito purtroppo, in questo caso canadese, quindi americano, si hanno nel processo di comunicazione è la difficoltà dei familiari di accettare una prognosi infausta, di comprendere i limiti delle terapie, di accordarsi sugli obiettivi di cura e problemi del paziente, di capire o accettare la sua prognosi. Questo però deve essere superato. È a questo che noi dobbiamo dare risposta e la Commissione Medico-Scientifica AISLA ha voluto dare spazio a questo, perché queste sono le persone che noi incontriamo tutti i giorni e ai quali vogliamo dare la possibilità di autodeterminarsi. Il Consiglio d'Europa dice che la dignità umana deve essere sempre preservata, ma la dignità, come dicono due filosofi che io apprezzo molto, è la risposta ai bisogni umani. E non solo, la società deve essere responsabile della dignità umana attraverso la risposta dei bisogni, per cui tutta l'equipe in cui il paziente e la famiglia è parte attiva deve essere in grado di risolvere le sue tematiche verso un processo di scelta. Ed è per questo che la commissione che è stata presieduta e che ha lavorato per oltre 6 mesi su questo documento ha dato origine a un piccolo libercolo disponibile per tutti, dove tutti possono comprendere ciò che ora il professor Sabatelli, esperto di sclerosi laterale amiotrofica, ci introdurrà. Grazie. Grazie, grazie Daniele, grazie a AISLA. Io inizio con una battuta che Luigina, so che mi sta guardando perché me l'ha promesso, mi ha fatto mercoledì. Mi ha detto: dottor Sabatelli, io la vedo spesso in televisione, sui giornali, a parlare della ricerca. Ultimamente la sto vedendo parlare di fine vita. Mi preoccupo. Si è rassegnato? Volevo assicurare Luigina e tutti gli altri che la parola rassegnazione non fa parte del vocabolario di chi si interessa a questa malattia. Sono stato al congresso di Dublino la settimana scorsa, 300 persone, tanti giovani, tanto entusiasmo, tanta convinzione che le cose stanno andando avanti e bene. Quindi questo è il primo messaggio che voglio trasmettere questa sera. E poi cercherò di spiegare il documento che abbiamo scritto oggi. Io ho partecipato, l'abbiamo scritto, ma io faccio il neurologo, non sono un giurista, non sono un dieticista, sono una persona che in 30 anni ha visto più di 2000 persone, cose là. Quindi quello che vi racconto sarà fatto dall'ottica comunque del neurologo. Perché abbiamo scritto questo documento? Perché evidentemente esiste il problema. Il problema è che sugli argomenti di scelta di fine vita esiste tanta confusione e incertezza, e soprattutto, come dice il presidente Massimo Mauro nella sua introduzione, vi è la consapevolezza che questa incertezza va a impattare pesantemente sulla qualità e sulla dignità delle persone. Per cui affrontare questo argomento è stato considerato quasi un dovere. Io qui devo rinnovare i miei complimenti ad AISLA, ma soprattutto a Massimo Mauro, che ha voluto fortemente che si parlasse di questo, per fare chiarezza, dice lui in introduzione. Perché c'è incertezza? Prima di tutto perché parliamo anche del morire. Questo è un argomento che implica tutta una serie di difese della nostra psiche, è normale. Ma soprattutto perché, ed è questa la mia convinzione che mi ha spinto sulla base della mia esperienza, che su questo argomento c'è molta ignoranza, cioè le persone non sanno quello di cui stanno parlando. È una connessione netta, ve lo assicuro, visto dalla parte del mondo.
è la figlia dell'ignoranza e il pregiudizio. Il pregiudizio è una opinione confezionata di chi non conosce direttamente fatti, opinioni, persone. Questa è la definizione proprio da dizionario. Allora cerchiamo di capire da dove parte questo problema, lo sapete molti di voi che siete qui. Parte dal fatto che oggi l'assistenza alle persone con SLA è cambiata negli ultimi 20 anni. Quando io ho iniziato a seguire queste persone, morivano tutti, senza altre chance. Oggi abbiamo una tecnologia, che è quella dei respiratori portatili, che ci ha permesso di aggiungere un'offerta terapeutica particolare, quella dell'assistenza respiratoria. Ma il problema è proprio questo: offrire un'assistenza respiratoria con la modalità della maschera, per quelli che non conoscono e che ci stanno ascoltando, o più invasiva con una tracheotomia, non può essere proprio paragonata ad altri tipi di interventi terapeutici. Normalmente il processo decisionale tra medico e paziente è vero, voi sapete, chiunque ha avuto a che fare all'ospedale firma consensi da tutte le parti, deve firmare consensi. Ma nella stragrande maggioranza dei casi è il medico che suggerisce, sulla base della propria esperienza, dei dati della letteratura, che l'aspirina fa bene per prevenire l'infarto. Il paziente accetta, ma è il medico che decide. Quando l'impatto di una terapia come il supporto respiratorio può essere straordinario, non vale più questo della evidence-based medicine, e il medico che decide sulla base dell'evidenza, ma bisogna fare un gioco di proporzionalità. Questo è il termine che viene utilizzato dai bioeticisti. Che significa? Quando io ho cominciato a lavorare non avevo riferimenti, oggi se ne parla di più. Da giovane neurologo io ho cominciato a vedere quello che c'era in giro come documenti. Io lavoro all'Università Cattolica, non c'entra niente, questa è una associazione laica, però il mio percorso personale non può essere tirato fuori da quelle che sono le mie posizioni. Sono un credente e mi sono rifatto ai documenti della Chiesa. E c'è un bellissimo documento del 1980 che dice, attenzione, è molto importante oggi proteggere la dignità della persona umana e la concezione cristiana della vita contro un tecnicismo che rischia di divenire abusivo. Quindi si definisce che certi atteggiamenti medici, soprattutto molto tecnologici, possono essere abusivi, significa eccessivi, illegittimi. E lo stesso documento dice che in questi casi vale la valutazione della proporzionalità. Proporzionalità è un rapporto fra una cosa da una parte e una cosa dall'altra. Da una parte la terapia, la sua efficacia, i suoi effetti, i dati della letteratura, e dall'altro ci sono gli elementi che il documento della Chiesa dice bisogna valutare, dall'altra parte, il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto di che cosa? Delle condizioni dell'ammalato, delle sue forze fisiche e morali. Quindi si trasforma il processo decisionale dal medico che decide e il paziente che dà il consenso, ovvio, perché si fida del medico, a una situazione in cui il rapporto è invertito. È la persona ammalata che diventa assolutamente il fulcro della decisione. Qual è il ruolo del medico a questo punto? Se uno non vuole l'aspirina, io metto in moto la mia attività persuasiva. A voglia quante persone non vogliono in prima istanza delle terapie sicuramente efficaci e proporzionate. E allora la mia attività deve essere di persuasione. In questo caso non ha senso fare l'attività di persuasione. È la persona che deve essere a questo punto informata dettagliatamente sul significato, sulle possibilità. È per questo che il primo argomento che abbiamo trattato, e come ha sottolineato la dottoressa Cattaneo, è quella della comunicazione, che deve essere onesta, completa, sufficiente, perché su questo si basa la consapevolezza della scelta della persona. Quindi, e questo è un punto critico, lo vedo io. Questa è la mia visione del neurologo. La comunicazione, come diceva Daniela, spesso la paura ce l'hanno i medici, perché la sensazione, e ritorno a Luigina che mi sta ascoltando, abbiamo avuto un lungo colloquio di quasi 3/4 d'ora, quando le cose si esplicano, stranamente, l'ansia si riduce, l'ansia ce l'abbiamo noi, i medici. Sicuramente c'è questo difetto che va quindi combattuto, ed è il motivo per cui ci sottolineiamo l'importanza della comunicazione. Dall'altra ci sono degli ostacoli di natura culturale.
questa voglia di difendere, di proteggere la persona cara, malata, dalle decisioni, dalla conoscenza. Io penso che sia un falso problema. I dati evidenziano, l'esperienza mi dimostra, che la comunicazione è centrale. Tolto quella comunicazione, arriviamo al primo dei due grandi problemi che si trova ad affrontare la persona con SLAI, quindi difficoltà di scelta. La prima situazione in realtà non ha valenze etiche, giuridiche, poi esamineremo invece per l'altra situazione, ed è la situazione della persona che ha valutato la proporzionalità e decide di rifiutare le cure. Assolutamente legittimo ed è accettato comunemente nella cultura medica, giuridica ed etica. Però da medico vi dico che esiste un problema grave, severo, che va a impattare sulla dignità. La persona che ha deciso di non sottoporsi a trattamenti di tipo invasivo e si dovesse trovare nella situazione acuta del disturbo che è tipico della dispnea, va in pronto soccorso, bene, la cultura medica nella stragrande maggioranza dei casi, purtroppo, e questa è una violenza inaudita, molti dei miei colleghi affermano: io ti devo fare la tracheotomia. È un errore, cioè, primo perché contravviene appunto al concetto di proporzionalità e di scelta del paziente, secondo perché, quindi fai già un errore, secondo il tuo dovere è in quel caso di sollevare dalla sofferenza, da un sintomo che è il più pesante, penso non ci sia sintomo paragonabile alla fame d'aria, e in questo caso non c'è altro da fare. E questo invito le persone, le tante persone che mi telefonano e mi dicono: c'ho papà lì al pronto soccorso, ma loro sanno che non vuole essere tracheostomizzato e dicono che lo devono fare, a denunciare, perché questa è una cattiva prassi medica, non c'è nessuna valenza, non c'è nessuna limitazione dal punto di vista giuridico ed etico che questo vada fatto. E concludo questa prima parte dicendo che la possibilità di alleviare questo sintomo si può fare soltanto togliendo la fame d'aria o con la morfina o con dei sedativi. È etico questo? Beh, lo definì nel 1957 Papa Pio XII, che riferendosi al tumore, quando c'è un sintomo grave ed hai solo una possibilità farmacologica, anche se quel farmaco toglie la coscienza o può abbreviare la vita, perché se do un sedativo si può essere una depressione respiratoria, ma se il mio obiettivo, perché questa etica, obiettivo e via per raggiungerla, è quello di lenire il dolore, in questo caso la dispnea, è assolutamente lecita e doverosa. A questo punto sentiamo i bioeticisti e sentiamo i rianimatori su questa tematica, visto che giustamente Mario Sabatelli, il professor Mario Sabatelli, ci ha stimolato sul concetto: non ci sono problemi etici, ma non ci sono problemi neanche da un punto di vista tecnico-pratico. Allora andiamo a vedere se effettivamente, al di là di quello che giustamente lui ha voluto sottolineare, nella prassi spesso ciò non è corrisposto, ma andiamo a vedere se effettivamente coloro che si occupano di ciò hanno lo stesso pensiero. Iniziamo con il professor Spagnolo. In patologie croniche evolutive come la SLA, la pianificazione dei trattamenti rappresenta indubbiamente l'atteggiamento migliore da adottare. Non si tratta di fare riferimento a delle volontà che il paziente in solitudine può aver redatto, ma si tratta di condividere questi trattamenti, condividerli con la propria famiglia, con il medico, con il caregiver. Quindi si tratta di tradurre eventualmente anche in un documento scritto questi interventi che devono essere fatti. Questa pianificazione è tradotta in un documento condiviso, ha anche un valore molto importante, perché può essere inserita nella cartella clinica, può essere uno strumento per cui il paziente può utilizzarla anche quando si trova in un'altra struttura diversa da quella in cui è stato realizzato. In generale, la medicina, per poter prendere delle decisioni, ha bisogno di avere due criteri fondamentali, che sono da un lato quello di evitare di fare interventi che
conducano ad un'anticipazione della morte del paziente, dall'altro evitare gli interventi che aumentano la gravosità per il paziente. Ecco allora che il concetto di proporzionalità è quello strumento, è quel criterio che mi permette di dire quando l'intervento è proporzionato, e cioè quando permette di raggiungere un obiettivo, e quando invece questo obiettivo non può essere raggiunto e in più è gravoso per il paziente o è straordinario nei mezzi che vengono utilizzati. Nel momento in cui esiste una sproporzione, non c'è più una doverosità di attuare un trattamento, per cui desistere dal trattamento significa che io mi rendo conto che quell'intervento non è più proporzionato a quella condizione. E questa condizione può variare nel corso dell'evoluzione della malattia, essere proporzionata in un certo momento, diventare sproporzionata in un momento successivo. Mantenendosi fedeli alla deontologia, possiamo essere sicuri in qualche modo che il medico non farà accanimento terapeutico. Cioè, le cose che diciamo in questo documento sono frutto di una riflessione veramente lunga e meditata. Dice due cose importanti. Quindi quando il medico parla, descrive e illustra la situazione, è bene pianificare cosa si vuole fare, perché può succedere che la volontà della persona possa non essere più esprimibile in maniera attuale. Lui non ama la parola dichiarazione, perché sta a indicare, come avete sentito, la persona che da solo dice una sua cosa, perché è vero, è quello che vedo io nella prassi clinica, le decisioni si prendono insieme alla persona, con il medico, con i familiari, quindi questo pianificare e metterlo in cartella deve diventare una buona prassi. C'è bisogno di fare leggi sulle dichiarazioni anticipate? No, se è una buona prassi si può fare. E il secondo aspetto che lui sottolinea, quindi il concetto di proporzionalità vale sempre, nella fase in cui deve decidere se farlo o meno, ma anche una volta che uno ha fatto la tracheotomia e ha deciso di fare una scelta del genere, la caratteristica di questa malattia, purtroppo, è la sua evolutività. Cioè, quindi ciò che oggi la valutazione clinica, lo stato clinico e la valutazione della persona può cambiare, anzi cambia sicuramente dal tempo, e quindi il concetto di proporzionalità può modificarsi. Quindi dal punto di vista etico ci dicono che rinunciare all'inizio, non accettare una terapia o rinunciarci dopo che uno l'ha fatto, dal punto di vista etico è esattamente la stessa cosa. Questo è un concetto molto molto importante, perché la mia esperienza è che poi le persone che in realtà chiedono questa cosa che fa tanto paura della rinuncia a terapia, brutte le espressioni su staccare la spina, sospendere le cure, non sono più cure perché non fanno più bene, quindi la parola cura va tolta, toglie il trattamento. E nel discorso che si faceva sulla informazione onesta, se uno mette questa informazione nel momento in cui lei insieme a noi valuteremo che non sarà più proporzionata, lei potrà rinunciare, quale informazione è più preziosa di questa per poter prendere una decisione consapevole e corretta? Ovviamente si pone il problema, questo dicono i bioeticisti, ma mi domando, c'è tanta paura, omicidio consenziente, tante situazioni, ci sono valenze giuridiche a questo punto? Daniela? Adesso sentiamo prima l'anestesista, visto che è quello che operativamente va sulla fase acuta. Poi sicuramente arriviamo anche all'ambito giuridico per completare, come giustamente tu hai espresso, il panel dei professionisti coinvolti in un processo di cura. Sottoposto a ventilazione invasiva o acutamente o eventualmente già da un tempo prolungato, che si trovi nella condizione di non desiderare più quel tipo di situazione, è necessario che venga in qualche modo accompagnato nel fare un passo indietro rispetto al livello di assistenza e nell'identificare una situazione che possa essere il più possibile di sostegno
sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emotivo. È necessario quindi identificare un setting che sia un setting adeguato sia per il malato e sia per i suoi familiari, che sicuramente vivranno dei momenti emotivamente molto, molto pesanti e di grande tensione. L'ambiente ideale in cui il malato affetto da SLA debba eventualmente vivere le ultime fasi della sua sopravvivenza deve essere un ambiente che il più possibile salvaguardi la privacy sua e della famiglia, una privacy che in quei momenti è sicuramente carica di dolore. Non è facile negli ospedali trovare degli ambienti che rispondano a questo tipo di esigenza, ed è molto più facile invece cercare di realizzare questo tipo di situazione in ambienti domestici. Dicono i costituzionalisti, cosa dice la legge italiana, cosa dice la legislazione? Marcello ha già fatto una domanda, si può sospendere una cura? E Mario ha già dato parte della risposta, ma sentiamo cosa dice il professor Penasa, così possiamo contestualizzare ancora meglio ciò che il documento porta. Ancora una volta occorre in questo senso fare riferimento a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2007 in riferimento al caso Englaro, esprimendosi e ricostruendo il quadro normativo relativamente al diritto al consenso e al rifiuto dei trattamenti della persona capace. Emerge anche da questa sentenza la questione del rifiuto dei trattamenti da parte della persona capace di intendere e di volere, quale correlato del consenso informato. La facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, quale espressione del principio personalistico che anima la Costituzione italiana. Occorre rilevare, a scanso di equivoci, che il riconoscimento della possibilità di rifiutare un trattamento non significa aprire la strada all'abbandono della persona malata, come emerge chiaramente anche dal documento di consenso, nonché dalla citata sentenza della Corte di Cassazione. Infatti la Corte fa riferimento ad una strategia della persuasione che il medico, nel quadro dell'alleanza terapeutica che tiene uniti il malato e il medico nella ricerca di ciò che è bene, rispettando i percorsi culturali di ciascuno, può mettere in campo di fronte al rifiuto della cura da parte della persona direttamente interessata. In quanto, secondo la Corte, il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza, ed esiste, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Questo passaggio sembra richiamare il luogo nel documento in cui si afferma che tutti i mezzi devono essere prospettati e resi disponibili al malato. Tuttavia, e qui richiama ancora la Cassazione, allorché il rifiuto abbia tali connotati, e quindi sia informato, autentico ed attuale, non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Domanda, si possono sospendere le cure? Già la domanda deve essere spiegata meglio. Come dicevo prima, cura identifica qualcosa che fa bene. Dobbiamo essere chiari, ve lo dico da neurologo che vede queste cose, ma ve l'ha detto anche il bioticista. La tracheostomia, la ventilazione non invasiva, possono essere delle cure, ma se le situazioni cambiano, diventano sproporzionate, diventano gravose e non sono più cure. Cioè questo è il concetto fondamentale su cui bisogna basarsi. Diventa un inutile e gravoso trattamento di una persona. Qualcuno vorrebbe abolire la parola accanimento terapeutico? No,
l'ho visto, esiste, in certe situazioni, se cambiano certe determinate condizioni cliniche, la terapia che io sto facendo, che prima era una cura, può diventare un accanirsi, cioè un persistere ostinatamente a fare del male delle persone. A questo punto non sto sospendendo delle cure, ma sto sospendendo qualche cosa che fa male alla persona, e quindi è doveroso fare questo. Ma il costituzionalista ci dice un'altra cosa, e per fortuna condiviso da altri eminenti costituzionalisti, mi viene in mente Giovanni Maria Flick, che ho avuto modo anche di contattare, cioè la decisione di rinunciare a un trattamento rientra nel diritto al consenso informato. Questo è fondamentale dal punto di vista giuridico, ed è fondamentale che questa definizione sia stata sancita dalla Carta Costituzionale, cioè tra il 46 e il 48 i padri costituzionalisti hanno avuto bisogno di scrivere in un articolo 32 che il consenso informato è fondamentale e che nessuno può essere trattato senza il consenso, e non c'è dubbio da parte dei costituzionalisti che la rinuncia ai trattamenti che hanno iniziato rientri nel fatto che uno il consenso lo dà e lo deve mantenere, se lo sospende è questo l'ambito giuridico in cui ci muoviamo. Per cui il grande dibattito, facciamo la legge, è difficilissimo legiferare su questo argomento, ma abbiamo la Carta Costituzionale che ci dice che questo è possibile. Quindi la valenza etica e la valenza giuridica ci dice che il comportamento, la possibilità, e queste sono decisioni difficili, attenzione, cioè ogni tanto si parla, cioè vai, stacchi la spina, qualcuno mi ha fatto un'intervista, lei andrebbe, staccherebbe la spina, non si stacca niente, sono situazioni difficili, con settiche complicate, in cui queste valutazioni della proporzionalità, della gravosità, vanno fatte insieme alla persona, ai familiari, al medico, eventualmente, anzi spesso, con la presenza di bioeticista, per essere sicuri, sereni e con una decisione condivisa che tutto questo abbia senso. Mi permetto di farti io una domanda proveniente tra l'altro sempre da remoto e aggiungendo un elemento da quello che è stato detto e richiesto da Annalisa. Se il medico asseconda la sospensione è omissione di soccorso, e io aggiungo, ma se il medico non informa correttamente della disponibilità dei mezzi è omissione di soccorso? Sottolineo due parti, c'è la doverosità del medico a fare questa informazione completa, e probabilmente Daniela sottolinea il fatto che questo non succede spesso da parte dei miei colleghi. Sì, questa è l'omissione di soccorso, ma la fate dire una cosa, sembra la scusa che molti miei colleghi utilizzano per dire vieni in pronto soccorso, se io non ti tratto faccio omissione di soccorso e sono penalmente perseguibile. Ma posso fare una mia riflessione, perché in realtà non c'è nessuna sentenza a proposito di questo, non c'è nessuna legge, cioè è definito, l'abbiamo visto, c'è una chiarezza legislativa a riguardo. Mi viene il pensiero è che affrontare la situazione in questa maniera è perché il medico guarda solo la malattia, cioè se arriva la persona con la con insufficienza respiratoria è molto più facile per il medico trattare la malattia, il trattamento della malattia è il trattamento con la tracheotomia, ma se noi consideriamo la persona che è fatto dalla sua capacità mentale, con la sua malattia e con il suo corpo ammalato, il dovere del medico è salvare la vita, la dignità di tutta quella sua persona, e se la sua mente dice che non vuole, è là che io mi faccio veramente difensore della vita, nel senso difensore della dignità della persona. Difendere la vita biologica è troppo facile, è molto facile, non ci vuole niente. Affrontare queste tematiche in sede di discussione, e quindi affrontare tutto ciò che la persona è con la sua malattia, è molto più complesso. E alla fine penso che questo forse sia uno dei meccanismi psichici alla base della semplicioneria con cui si affronta questo argomento. Sentiamo l'ultimo contributo di un bioeticista che ha un approccio rispetto al processo di decisione e al processo di indicazione delle proprie scelte, che prospetta anche il momento nel quale io non sono in grado di esplicitarle in una contestualizzazione attuale. Adesso il dottor Barbizan ci permetterà di comprendere questo elemento sostanziale che può capitare in un paziente in sclerosi laterale amiotrofica.
Proporzionalità rappresenta la dimensione della medicina che prende sul serio e fa i conti in modo realistico con la persona, anche se questa proporzionalità per il paziente significasse non avvalersi di ciò che la medicina potrebbe mettere a disposizione o non avvalersene più nel caso in cui fosse stato scelto, ma poi viene ritenuto non più. Nel dibattito etico contemporaneo talvolta si mette in discussione il fatto che quello che io ho previsto oggi possa essere ritenuto valido, efficace, quando fra un mese o un anno apparirà quella circostanza che io ho previsto. Ma deve essere detto abbastanza chiaramente, almeno nel mio modo di elaborare la questione, che il paziente nel momento in cui oggi elabora proiettando per domani le sue scelte è consapevole del fatto che questa attualità, anche se non è di tipo cronologico, è di tipo logico. Io oggi dico delle cose con il chiaro intendimento che queste diventino attuali domani. Quindi è un'attualità che fa riferimento alle mie scelte, anche se non è l'attualità dell'orologio o del calendario. Questo dato in più ci consente di leggere ancora meglio il concetto del processo di comunicazione e ci consente anche di comprendere come il trattamento non è solo un atto tecnico, ma è un percorso di discussione e di condivisione degli atti tecnici, che, come ha detto Mario Sabatelli, sono i mezzi per raggiungere l'obiettivo, che deve essere sempre esplicitato nel processo di comunicazione. E infatti Giovanna ci chiede: ma se decido di non fare un trattamento, e lo traduco, se decido di non alimentarmi attraverso la PEG, il tubicino nell'addome, se decido di non utilizzare la NIV, cioè la maschera per la respirazione non invasiva assistita, se decido di non utilizzare la tracheostomia, io faccio un suicidio? Sì, questa è una domanda pertinente, perché sicuramente chi non vive queste situazioni è un pensiero che può venire in mente, ma penso che, scusa, ma ripeto, questo documento me lo sono letto e riletto in tutti questi anni e c'è, direi, proprio una risposta da parte del documento del Magistero, che è il documento della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del 1980. Io dico che è profetico questo documento, rimasto là e poco utilizzato. E mi pare che ci sia un punto, perché li tratta tutti, ecco qui. Nell'imminenza di una morte inevitabile, nonostante i mezzi umani, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita. Cioè, se io giudico che quel trattamento è troppo oneroso per me, è lecito sospendere, cioè rinunciare e non attuarlo, senza interrompere le cure normali. E la cosa che dice: tuttavia, il suo rifiuto non equivale al suicidio. Sembra proprio rispondere a questa domanda. Significa, bellissima questa frase, piuttosto o semplice accettazione della condizione umana o desiderio di evitare la messa in opera di un dispositivo medico sproporzionato ai risultati che si potrebbero sperare, oppure volontà di non imporre oneri troppo gravi alla famiglia e alla collettività. Cioè, prima dice questo documento che lasciarsi morire quando non, la situazione può diventare troppo sproporzionata, assolutamente non ha a che fare nulla col suicidio, e che ci sono tutta una serie di buoni motivi per dire no. Ma se io dico di no, ci dice Chiara, io soffrirò la fame, soffrirò la difficoltà di respirare, soffrirò l'assenza dei sanitari che riterranno la mia scelta non adeguata. Questo rientra al problema della cattiva cultura medica a cui accennavo all'inizio. Io ho sentito colleghi affermare in pubblico che se la persona arriva in pronto soccorso in fame d'aria e non vuole fare la tracheostomia, se ne va a casa. Questo è un autentico abbandono terapeutico.
l'ho detto prima, bisogna dare informazioni, anche informazioni come abbiamo fatto con l'igiene, che di nuovo saluto ieri, l'ho assicurata, cioè se si dovesse verificare, sappiamo che in una piccola percentuale delle persone ci può essere la fame d'aria importante, e se la definizione è chiara di non voler accettare le cure, la sedazione con la morfina e con altri sedativi rappresenta uno strumento che evita sicuramente ogni sofferenza, e questo va diffuso, non è diffuso nella prassi medica, bisogna che se ne facciano carico le persone, e che è un atto assolutamente, vedo questo dal punto di vista della liceità, l'ha definito Pio XII nel 1957, ancora oggi questo non viene attuato. Giovanni ci dice: ma se il medico mi toglie il tubo, ha paura perché teme di fare un omicidio, ha paura di essere giudicato dalla classe medica e da quella legale. Questa è l'altra grande cosa. Beh, a parte il fatto che noi abbiamo avuto evidenza dal caso Welby, in cui non c'è stata nessuna conseguenza legale per il medico che l'ha fatto. Però ripeto, io vorrei sottolineare che noi non togliamo tubi, non stacchiamo spine, nessuno lo vuole fare, ma si smette una terapia che non è più tale, cioè veramente anche come si raccontano le cose hanno la loro valenza. Bello, l'idea è che uno vada là e tolga la spina e ti dà l'idea veramente di un atto eutanasico, ma non è così, non è così. Noi si rivaluta con la persona la sua scelta, e quando considera gravoso o che l'abbia fatto o che ancora debba fare, questo è il concetto che esprimiamo nel documento con il supporto bioetico e legale, è assolutamente un diritto della persona. Quindi i termini omicidio e suicidio vanno assolutamente allontanati da quella che è una situazione veramente particolare, e ripeto, ogni storia va super contestualizzata, per cui la volontà di far leggi su una cosa in cui ognuno avrà la sua storia da raccontare, proprio perché la proporzionalità è molto di soggettivo, ognuno avrà la sua storia che dovrà essere esaminata da tante persone che gli stanno attorno, e qui ritorno al discorso, legiferare su questo argomento secondo me è anche pericoloso. Aumentano le domande, l'argomento diventa stimolante e giustamente le domande sono concrete. Roberta ci chiede: mi piacerebbe ricevere un elenco degli ospedali dove si è già verificato che un medico assecondi la volontà del paziente di non fare un accanimento. Mi piacerebbe saperlo, ma sicuramente il Policlinico Gemelli ha recentemente stilato un documento in cui la sostanza di quanto ci siamo detti oggi è delineato, e quindi l'accadimento bisogna considerare che è veramente un'azione non lecita da parte del medico. La nostra università l'ha fatto e temo e penso che sia l'unico ospedale d'Italia che l'abbia codificato in un documento condiviso. Mi permetto anche di allargare: tutti coloro che fanno parte della commissione medico-scientifica AISLA hanno dichiarato l'intenzione di costruire all'interno del proprio ospedale, dipartimento, regione, un piano diagnostico terapeutico assistenziale del processo di comunicazione e giustamente quindi di declinazione corretta delle scelte. Per cui a Roberta dico: sono tanti centri a livello nazionale che hanno le competenze e le conoscenze corrette e che stanno lavorando per declinarle, perché ben comprendente, spesso, l'ha detto Mario più volte, è anche un aspetto culturale, non solo sanitario. Spesso un problema proprio culturale allargato, che è legato a una mancanza di conoscenza, l'ignoranza che nasce dalla non, posso dire, volontà di un approfondimento, come ha detto Mario, senza pregiudizio, senza creare a priori un concetto sulle parole e sui contenuti. E quindi dico a Roberta di leggere il documento e di vedere i vari centri a livello ormai nazionale, la commissione ha membri di tutte le regioni, per poter verificare quali e dove. Luciana però dice: quali sono i vantaggi della tracheo?
è un argomento che noi trattiamo molto frequentemente con le nostre persone. È indubbio che la tracheo funziona meglio della lingua, è sicuro. La tracheo ha il vantaggio di pompare aria direttamente nei polmoni e quindi sapete, una parte dell'aria che viene pompata con una maschera va nello stomaco, un po' esce. Secondo, tutto sommato, la pressione di una maschera a volte diventa più pesante della incisura chirurgica, ma soprattutto il terzo grande vantaggio è che si possono drenare molto meglio le secrezioni attraverso il buchetto che si è fatto. Quindi i vantaggi ci sono, sono evidenti e sicuramente si producono in un allungamento. Nella nostra casistica, una persona che ha fatto una tracheotomia sopravvive una mediana di 3 anni, ma dipende se la fa un giovane o la fa una persona di 70 anni. Io ho ragazzi, chissà se Leido mi sta seguendo da Piombino, penso siano 22 anni che ha la tracheo. Quindi è quello che dico, la tracheo funziona meglio della NIV ed è un sistema che allunga la vita. Il risvolto che proprio l'allungare la vita ci può esporre a una maggiore gravosità del trattamento e quindi va valutato, ripeto, nella singola persona, nella singola storia, nel singolo caso, vantaggi e svantaggi. Un lavoro d'insieme, sereno, con la tracheo io ho persone che si sono sposate, sono persone che hanno fondato con me l'associazione ICOM per la ricerca, o persone che hanno fatto cose eccezionali con la tracheo. Ma la valutazione non la posso fare io, la dobbiamo fare insieme nella prospettiva della persona che decide di sottoporsi a questo trattamento. E questa è la grande, permettetemi, banale rivoluzione che stiamo provando a portare avanti. Che questa è la decisione che deve portare, cioè non c'è una soluzione sbagliata e una giusta, assolutamente. Semplicemente bisogna mettersi nell'ottica della persona. Chi ci lavora da 30 anni e per necessità ha imparato a farlo, molti forse devono ancora imparare a mettersi dall'altra prospettiva e a cercare di ragionare, di aiutare, cercando di trovare il maggior bene possibile da ogni singola situazione, ripeto. Ma Giovanni chiede, ma cosa fa AISLA, oltre a produrre un documento per aiutare la comunità sanitaria a migliorare questa conoscenza, a superare questa ignoranza, a conoscere i mezzi? Guardate, c'è... Se vi capita di vedere, io l'anno scorso sono incappato in una disavventura in cui ho formato alcune delle cose che ho detto qui e ne sono state fatte un uso assolutamente improprio da parte di molte testate, sono finito sulla pagina, prima pagina di molti giornali. Piccola parentesi, da parte della stampa a volte c'è un gusto morboso a parlare di morte, perché parlano di morte, non di vita. Quando c'è da fare questo sono molto bravi, perdonate questa cattiveria perché ovviamente ne ho subito le conseguenze. Quindi davanti a persone che da singolo cercano di portare avanti percorsi diagnostici, di portare avanti un processo culturale, accidenti, aver trovato nella comunità di AISLA, e ripeto, ci tengo perché è stata la decisione di Massimo Mauro a portare avanti con forza, sapendo si poteva esporre anche dei rischi. Questo è un processo culturale, come si è sottolineato, non è un processo bioetico, un processo legale, è un processo culturale. Bisogna portare a conoscenza innanzitutto delle persone ammalate. Siete voi che ci ascoltate, che ci seguite, che dovete portare a far valere i vostri diritti. E quando è un'associazione che prende in mano e fa un documento del genere, beh, io come medico non posso che essere felice, perché questo sono sicuramente porterà un contributo fondamentale al progresso culturale. Di fronte a ciò che ci sta dicendo Mario, e mi sono permessa di dire Massimo, anche visto che è il promotore e la spinta propulsiva di AISLA di questi anni, direi che noi non possiamo stare fermi, tutti noi, coloro che sono da remoto, che ci stanno ascoltando e noi che siamo qua in presenza, e soprattutto superare quegli ostacoli che fino a ieri forse ci hanno contraddistinto nel nostro agire, nel nostro stare accanto al malato di SLA, ai suoi familiari, alla comunità sanitaria e a quella civile. Ma proprio per questo ti chiedo, visto che esiste solo, e ce lo chiede Ettore, il riluzolo, quale ambito ha nell'ambito della cura? Che obiettivi deve rispondere?
Questa è una domanda difficile, Daniela lo sa. Cosa deve dire un medico che conosce, come conoscete voi, il valore evidence-based del riluzolo? 2 mesi di sopravvivenza aumentata. Nessuno si accorge del suo effetto. Ha senso continuarlo anche quando la situazione è molto avanzata? Non è una decisione facile. Io qualche volta ho deciso di... cioè, dal punto di vista strettamente medico, devo dire che non ha molto senso. Però la mia impressione è che mi è capitato qualche volta, è come se uno gli togliesse l'ultima speranza di essere attaccati a questo filo del riluzolo così. Quindi ha una valenza quasi psicologica, ma lo sappiamo tutti. Cioè, il riluzolo non risolve i problemi, è stata una grande progressione scientifica, però sicuramente la valutazione io la lascerei alla situazione contestuale in cui questo può essere valutato da persona a persona. Come medico gli direi, ma io non inizierei neanche in molti casi, devo dire la verità. Mario, ci stai dicendo che è uno dei mezzi, ci stai dicendo e confermando che i mezzi devono essere tutti disponibili, devono essere tutti conosciuti, devono essere tutti posti nelle condizioni di essere modulati rispetto al contesto, rispetto al paziente, al malato, alla famiglia. Io quando parlo di pazienti parlo sempre della realtà complessiva, non è solo colui che ha la malattia, ma tutti coloro che insieme condividono questo momento complicato. E questa contestualizzazione dà origine a ciò che tu definisci più volte proporzionalità e dignità, perché è solo in questo modo che possiamo rispondere a colui che ho visitato ieri che mi diceva: per me non è dignità nulla se non la conclusione della mia vita. Questo non deve creare imbarazzo a me sanitario, ma la presa di coscienza che c'è un aspetto da indagare, non necessariamente di disperazione, ma da indagare, a cui offrire tutti i mezzi possibili perché possa essere oculatamente coerente a ciò che lui desidera. Oppure con quell'altra persona che stamattina mi diceva, che è in tracheo da 6 anni, io in realtà desidero medicine per poter ancora guarire la quotidianità, non guarire, guarire la quotidianità, cioè far sì che la mia dignità sia, in questo contesto di tubi, coerente al mio contenuto di vita. Credo che Mario ci possa concludere questo momento importante di approfondimento con un ulteriore stimolo. Sì, quello che abbiamo capito anche ragionando insieme, che sicuramente per affrontare questi temi difficili, sono difficili, ci vuole conoscenza degli aspetti etici, giuridici, ci vuole conoscenza della buona prassi medica, ma per valutare la proporzionalità ci vuole una grande capacità di ascolto e di mettersi nella prospettiva della persona. Lo slogan con cui è stato lanciato questo webinar dice: quando ogni cura è finita, la nostra sensibilità deve essere infinita. Sì, è una questione di sensibilità, di capire, di mettersi sulla linea d'onda. E mi piace anche concludere, perdonatemi, col documento Juret Bona, che è molto bello. Coloro che si dedicano alla cura della salute pubblica non tralascino niente per mettere a servizio degli ammalati e di quelli vicino alla morte tutta la loro competenza, ma si ricordino anche di prestare loro il conforto ancor più necessario di una bontà immensa e di un amore ardente. Ringraziamo Mario, ringraziamo tutti coloro che hanno voluto partecipare in presenza e ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato da remoto, che hanno contribuito con le loro domande, con i loro quesiti, con le loro provocazioni a permettere una maggiore conoscenza, una maggiore volontà da parte di tutti, la società civile, la comunità di AISLA, la comunità degli operatori, di migliorare che cosa? La dignità. E quindi di superare la sofferenza. Buon pomeriggio.